In questo video andremo a vedere come creare dei motivi geometrici partendo da un poligono base quale l'esagono. Allora, come sempre, andiamo a squadrare il foglio con apertura 9 cm 9 più 9 e poi andiamo ad intestare in alto a sinistra, scrivendo nome e cognome tra due righine distanti 5 mm più 5 mm, in alto a destra mettiamo la classe allineandola sul bordo di destra, in basso a sinistra la data. E in basso a destra tavola, in questo caso 4-3. Lasciamoci il punto centrale o con due segnetti oppure anche utilizzando il forellino fatto con il compasso per creare la squadratura e apriamo il compasso di 7,5 cm. Creiamo una circonferenza e per andare a trovare l'esagono iscritto in questa circonferenza dobbiamo fare tre passaggi. Primo passaggio è il tracciamento dell'asse orizzontale, quindi utilizziamo sempre la riga e la squadra. La riga la allineiamo al bordo di sinistra o al bordo della squadratura, o per chi ha più difficoltà si può utilizzare anche il bordo del foglio. Allineiamo la squadra, in questo caso conviene utilizzare la squadra 30-60, che è più lunga, e tracciamo l'asse orizzontale. A questo punto riprendiamo il compasso, sempre con apertura 7,5. Puntiamo nell'intersezione di sinistra dell'asse con il cerchio e tracciamo una semicirconferenza. Stessa operazione la andiamo a fare a destra e tracciamo una seconda circonferenza. A questo punto abbiamo i sei spigoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'esagono. Quindi con una riga o con una squadra andiamo a ripassare in maniera pesante in modo da ottenere l'esagono. Ok, a questo punto per creare un motivo geometrico utilizzando l'esagono possiamo tracciare le diagonali e gli assi. Le diagonali sono delle rette che uniscono due spigoli opposti. Quindi la diagonale orizzontale già ce l'abbiamo, dobbiamo tracciare la diagonale che va dallo spigolo in alto a sinistra allo spigolo in basso a destra e quella opposta. Quindi possiamo prendere la riga e unire questo punto con quest'altro punto, in questo modo. Stessa cosa facciamo dall'altra parte. Mi raccomando, questi segmenti andiamo a farli leggeri perché poi dovremo andare a colorare sopra. Quindi ci servono solamente come righe di riferimento. A questo punto andiamo a tracciare gli assi, quindi i punti, scusate, i segmenti che uniscono i punti medi dei lati. Quindi abbiamo un asse verticale e due assi inclinati di un certo angolo. Per l'asse verticale molto semplicemente allineiamo la riga inferiormente, prendiamo la squadra 30-60 e tracciamo l'asse verticale. Mentre per tracciare gli altri due assi, conoscendo la figura del poligono, questi due assi risultano inclinati di un angolo pari a 30 gradi rispetto all'orizzontale, quindi andiamo a prendere la squadra 30-60, la allineiamo col bordo lungo in corrispondenza della riga e tracciamo il primo asse. Per tracciare il secondo asse basta capovolgere, ruotare la squadra, allineare la parte graduata con la riga e andiamo a tracciare, passando sempre per il centro, il terzo asse. Ok, questi sono dei segmenti di riferimento che ci permettono di creare vari motivi geometrici. Ora io ne farò vedere solamente due, nel libro ne trovate molti. Anche per questa tavola, come sempre, potete, diciamo, scegliere il motivo che più preferite. Chi magari si sente più sicuro può fare un motivo più complesso, chi magari è un po' più in difficoltà può scegliere un motivo più semplice. Allora, l'idea potrebbe essere, partendo da questo esagono, come abbiamo fatto anche per il quadrato, andare a creare una serie di esagoni concentrici uno rispetto all'altro. Se guardiamo bene, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, i sei punti medi dei lati che costituiscono l'esagono. Quindi se li andiamo ad unire otteniamo un esagono interno al primo, eccolo qua, che risulta ruotato rispetto al primo di 30 gradi. Stessa operazione possiamo fare sul secondo esagono, quindi andare a prendere 1, 2, 3, 4, 5 e 6, i sei punti medi, e possiamo trovare un secondo, anzi un terzo esagono che è posizionato come il primo, ma è più piccolo. Attenzione a non confondervi con le semicirconferenze, queste non vanno tenute in conto, quindi cercate di farle quanto più leggere possibile. E così possiamo andare avanti all'infinito, quindi un altro esagono,
un altro ancora esagono, un altro ancora e un altro ancora. Qui potremmo andare avanti per, diciamo, tantissime volte, ci fermiamo ad esempio in questa configurazione. Abbiamo creato un motivo geometrico partendo dall'esagono con tanti triangoli, sembra una sorta di fiore di rosa. A questo punto posso ad esempio ripassare tutti gli spigoli e andare a colorare, questa potrebbe essere una soluzione, quindi posso colorare tutti i triangoli esterni di un colore e poi alternandomi, andando verso l'interno, questi qua di un altro colore più leggero, questi qua del colore iniziale e così via. Un'altra soluzione, tornando alla griglia fatta prima, eccola qua, alla reticolo fatto prima, potrebbe essere quello di andare a ripassare solamente gli esagoni coerenti come posizione con quello iniziale, quindi quelli messi per orizzontale. Quindi il primo lo salto, il primo fatto dopo quello esterno, prendo questo, poi potrei prendere questo, questo e quest'altro. Quindi l'idea potrebbe essere quella di andare a ripassare solamente gli esagoni nella stessa posizione, concentrici uno dentro l'altro. E quindi in questo modo ripasso questo, poi quest'altro, quest'altro e infine quest'altro ancora. A questo punto poi potrei andare a colorare, io vi faccio vedere come potrebbe venire ad esempio questo motivo geometrico, ma come vi dicevo prima, siete liberi di scegliere quello che più preferite. Come sempre, nello scegliere i colori, scegliete due colori che si abbinano bene. Io qui ho preso due verdi, un verde più scuro e un verde più chiaro, e andiamo a colorare in maniera alternata. Quindi internamente più scuro, poi più chiaro, poi riprendiamo il colore iniziale e alterniamo in questo modo. Mi raccomando, nel dare il colore pastello, sempre molto leggero, non calzare troppo, tenere la matita, il colore distante dalla punta e molto inclinato. In questo modo il colore viene steso in maniera uniforme.